Benvenuti a un'altra puntata e un'altra settimana di Trieste in diretta, bentrovati, già che questa è la prima dopo una vacanza di 2 settimane. Ricominciamo parlando di arte e per certi aspetti sono quasi, non voglio dire in famiglia, ma comunque insomma è una specie di rimpatriata perché alla mia sinistra abbiamo la dottoressa Susanna Gregorat che è conservatrice Attrice del Museo Revoltella, Revoltella. Galleria d'Arte Allora, con la dottoressa Gregorat noi ci conosciamo dai tempi delle superiori Moderna. al Sì, Dante e direi al poi ai tempi Dante, dell'università, per cui insomma certamente. abbiate pazienza se credo che riusciremo a darci Si del tu creerà, direi proprio di con sì. più facilità che non in altre Senz'altro. circostanze. E poi siamo anche in compagnia della dottoressa Serena Paganini, che è educatrice museale, la quale ha fatto il Petrarca e questo voi sapete che farmi ricominciare dopo le vacanze con una Petrarchina non è proprio però insomma, università dove? Trieste, boh, vabbè, questa è già tesi su. Su Dino Predonzani. Ah, boh, vabbè, insomma, se roba nostra, Insomma, diciamo che assolutamente. Recuperato un po'. siamo la laurea, come si dice, erase la Sì, parte del direi Petrarca. che è dimenticata. Allora, con la dottoressa Gregorate e con la dottoressa Paganini, parliamo di un'iniziativa che è giunta al terzo anno e che è già, diciamo così, iniziata da una settimana. Una sorta di, adesso, insomma, forse il termine è, come dire, troppo semplice da utilizzare, però sono una sorta di campus estivo. Campus estivo è per l'appunto la terminologia che è stata scelta un po' per adeguarsi anche in qualche modo ad altre iniziative simili, anche più ludiche se vogliamo, più riferite a centri estivi in aperta campagna o in centri specializzati sportivi. Proprio per questo motivo ci si è incanalati in questo filone molto conosciuto dalle mamme e dai ragazzi e quindi proprio per cercare di far capire che c'era un'opportunità nuova per poter far stare ragazzi, ragazzi di varia età in un posto veramente bello e culturale, artistico appunto, ma nello stesso tempo senza perdere il discorso del rilassamento, del relax, della gioia, dell'amare in qualche modo, dello stare insieme, ecco. Come funzionano i campus? Come ci si deve iscrivere? Ci si può ancora iscrivere oppure? Sì, Ah, ecco, beh, questo è anche c'è interessante. ancora posto e funzionano su prenotazione, quindi le mamme chiamano, le mamme, papà, i nonni chiamano e appunto cerchiamo di conoscerli se non li conosciamo già, perché molti appunto vogliono tornare perché magari hanno visitato il museo con le scuole, quindi spesso capita che i bambini siano colpiti e dal museo e dall'attività stessa che viene proposta e quindi con la richiesta di tornare, poi spesso i genitori si interessano e quindi scoprono anche questa iniziativa, quindi chiamano o scrivono e prenotano il posto, volendo possono venire anche prima per conoscere insomma chi conduce le attività e l'ambiente, rivederlo e poi si parte nelle Che settimane. cosa significa essere educatrice museale? Significa proporre l'arte ai bambini e proporla dal loro punto di vista, cercare più possibile di proporla in modo che la capiscono a seconda della loro età e quindi di fargli amare le opere d'arte, dipinti, anche il museo come ambiente e appassionarli anche un po' al disegno, cercare di fargli capire che può essere spunto per i loro lavori. E quindi proporglielo anche da quel punto di vista, forse più concreto per loro, ecco, più immediato, più pratico. Allora, dottoressa Gregorato, noi Sì. adesso è brutto dirlo, ma insomma, visto che ormai detta l'ho, per cui insomma, noi apparteniamo ad una generazione che, diciamo così, vedeva il museo come qualcosa di quasi inviolabile al di fuori come dire, delle occasioni di visita scolastiche o altro. Forse era una concezione tutta italiana, forse anche no, perché insomma noi molto spesso siamo molto pronti a glorificare ciò che esiste da altre parti, supponendo che Infatti. sia sempre qualcosa di più intelligente di quanto succede a noi, magari forse non è che altri paesi fossero così all'avanguardia rispetto a noi. Però c'è un, come dire,
una fruizione del museo da parte degli studenti, da parte anche dei, diciamo così, dei ragazzi, perché in fin dei conti, se lo utilizzano, diciamo così, in periodo estivo, non possiamo chiamarli studenti perché sono in quel periodo, forse il più bel periodo della propria vita, della vita di una persona, quindi, è cambiato, no? Cioè c'è questa diversa concezione. È cambiato, è cambiato moltissimo proprio rispetto ai tempi nostri, se vogliamo continuare, nel senso che appunto la tendenza adesso da parte di noi stessi che lavoriamo nei musei e da parte degli operatori museali, c'è la volontà di fare in modo che cada un po' il tabù museo, in qualche modo questa parete, questo muro che può dividere qualche volta noi operatori all'interno dei musei dal grande pubblico. Quindi per grande pubblico intendiamo giovani, i ragazzi, i più piccoli che entrano nelle nostre sale già quando muovono i primi passi. E questo ormai noi lo vediamo, è una cosa ormai consolidata, iniziative consolidate fin da quasi un decennio che noi lavoriamo in questo senso. E anzi, il desiderio e in qualche modo che si concretizza con l'organizzazione dei campus estivi è proprio questo, di cercare di far cadere questi tabù, come dicevo, per permettere a tutti di fruire del museo, anche di un museo impegnativo come può essere il Museo di Arte Moderna, una galleria d'arte tappezzata di dipinti. Su questo te l'avrei chiesto dopo, ma già che ci siamo, così anche lo possiamo estendere il ragionamento. Parlando di, beh, forse magari è più un discorso che vale per l'arte contemporanea, però molto spesso, assieme agli ospiti che abbiamo avuto qui, eccetera, a me sembra che forse specialmente un bambino si possa avvicinare all'arte, diciamo all'arte contemporanea, più che non all'arte moderna, perché insomma anche qua, all'arte contemporanea con maggiore facilità, non avendo non avendo le strutture o le sovrastrutture, eccetera, può secondo me godere di più, o quantomeno può essere in grado di fare quella prima operazione critica, che è quella di dire mi piace perché, certo, non immediata. Mi piace perché, è più immediata, eccetera. Esatto. Insomma, vuol dire, siete d'accordo? Sì, dite di sì, se no. Sicuramente, c'è proprio un'apertura mentale che nell'adulto in qualche modo non c'è, o è viziata, ecco, già fuorviata in qualche modo. Per cui è semplice, può essere più semplice, ma deve essere necessariamente guidato, in qualche modo anche stimolato e arricchito attraverso l'operazione museale, di educazione museale proprio. E qual è, per esempio, adesso queste sono quelle domande tipiche da giornalista, però può essere anche curioso, no? Qual è il quadro, mettiamola così, o comunque, già capito dove voglio andare a parlare, o comunque il movimento che più si presta ad iniziare, mettiamola così, anche se il termine è orrendo, me ne rendo conto, comunque ad avvicinare, mettiamo così, un ragazzino all'arte. C'è un... Beh, diciamo che per quanto riguarda le opere del museo, certo. Quindi concretamente quello che vedono, e stiamo ragionando sulle opere esposte al sesto piano, quindi del secondo Novecento, i bambini vengono molto attratti da Vedova, e quindi il gesto, il modo così libero, no? In qualche modo libero di usare i colori. E poi, sempre per quanto riguarda il museo, l'opera di De Luigi è esposta appunto sempre su in sesto piano, è l'opera che effettivamente li cattura di più, e quindi con quello si riesce poi a spiegare tante altre cose, anche perché noi poi lo facciamo provare a fare, quindi c'è una parte di sperimentazione pratica che diventa importante, che ha insomma nella gestione di una visita, di un'attività, di un laboratorio, appunto di una mattinata, ha un bel peso, ecco. Ma per esempio, non so, fanno domande che spiazzano, eccetera, come
perché delle volte insomma, quelli là sono tremendi. Sono simpatici, sono spontanei, notano tante cose. Non scampa niente. Noi stare attenti e dare risposte, soprattutto chiare e adeguate all'età, in modo appunto che poi il bambino... E anche una palestra per sì, una palestra anche per gli educatori, però, no? Poi alla fine, certamente, cioè, è reciproco. Certamente, sicuro, perché è un modo, intanto è un work in progress, se vogliamo usare una terminologia straniera, ma molto efficace per far capire che si tratta di un lavoro che di anno in anno può aggiungere dei tasselli, può far pensare a uno sviluppo del lavoro, a una strutturazione molto più coerente, più funzionale, più utile al processo di educazione, chiamiamola artistica. E quindi sicuramente è un insegnare ed anche un apprendere, soprattutto dal punto di vista educativo e così, emozionale, se vogliamo, no? Tanto più noi cerchiamo di incentivare il discorso dell'educazione artistica ad ampio livello. Certo. Dottoressa Paganini, che no, perché... Dunque, se posso chiedere lei quanto, beh, possiamo darci del tu, dai, insomma, tanto fin dei conti siamo anche colleghi per certi aspetti, quantomeno. Di cosa. Tu da quanto tempo ti sei laureata? Quanto tempo fa? 10 anni. 10 anni, vabbè. Noi, vabbè, non voglio raccontare, beh, io da 15 anni mi sono laureato, per dire la verità. Mi chiedevo, cambia anche, come posso dire, si fanno molto, quando si parla di lauree, no? Adesso gli strumenti di studio sono molteplici, internet, eccetera. Noi avevamo ancora i cartoni giosefiani, che per certi aspetti ti davano anche un'idea di insomma, sempre le cose belle del, certo, del passato. Da questo punto di vista, no? Le cose cambiano ancora, oppure siamo arrivati ad una fase in cui gli strumenti a disposizione quelli sono e non cambiano più? Cioè, chi studia storia dell'arte adesso, chi la studia per laurearsi, ma magari anche chi la studia per lavoro, perché insomma dobbiamo anche pensare che queste persone comunque studiano ancora, perché insomma, voi studiate di continuo, insomma, no? Ecco, voglio dire, internet ha messo la parola fine ad un certo tipo di approccio allo studio, oppure c'è qualche diavoleria sempre nuova che salta fuori? Beh, penso che l'evoluzione sia continua, gli strumenti siano davvero tanti. Internet ha cambiato sicuramente la vita lavorativa, lo studio, la possibilità appunto di proporre anche molte più cose rispetto a una volta, soprattutto ha facilitato tutto questo, cioè più che altro internet, la facilità di accesso a internet, ecco, questo è il proporre immagini, proporre altre soluzioni alternative. Ti ricordi noi quando si doveva, non so, vedere un dettaglio di un quadro, dovevi andare là, insomma, a far parlare, era molto più adesso con un click, certo, milioni di immagini. Però per esempio mi incuriosisce, non ho mai chiesto, la prima volta che lo chiedo, questi documentari che si vedono ormai sempre più spesso o nei canali specializzati o anche al cinema addirittura, non so, queste visite alla National Gallery oppure all'Hermitage, certo, eccetera, servono? Cioè, che hanno una funzione anche didattica oppure no? Nel senso, io non riesco a capire l'utilità di quei prodotti, per dire. A mio avviso molto dipende sempre da come sono costruiti, da come sono la regia, diciamo, di questi programmi di divulgazione, di espansione culturale. Io direi che il solo vedere delle cose nuove, ambienti nuovi, musei, altri, abbia già una grandissima funzione di conoscenza. Perciò trovo che poi la tecnologia aiuta appunto la bellezza delle immagini, la bellezza delle costruzioni proprio di questi filmati, senz'altro costituiscono un arricchimento. Io ho questa idea. Dopodiché possono essere forse anche guidati male, ma il più delle volte devo dire
mi viene in mente Rai 5 con dei bellissimi programmi condotti da Paolucci, insomma sono dei capolavori eccezionali anche perché sono condotti da persone che assolutamente sono del mestiere, quindi aiutano una lettura e una divulgazione che altrimenti verrebbe preclusa. C'è un'altra domanda invece che riguarda più che altro le visite ai musei, poi ritorniamo alla rivoltella, ma per esempio, no? Io sono sempre più convinto che una certa mercificazione di massa del turismo, no? Poi dopo alla fine ti fa compiere degli sbagli clamorosi, nel senso chi va a Londra in genere perde tempo, diciamo, uso un brutto riferimento, ma comunque perde tempo alla National Gallery piuttosto che al British Museum e magari dimentica che ci sono dei piccoli musei molto, molto particolari, non li va a vedere, eccetera. A Parigi lo stesso discorso, uno va al Louvre, perde tempo perché deve andare assolutamente a vedere la Gioconda, eccetera, non va al secondo piano del Louvre, certo, che è bellissimo, sì, dove non c'è assolutamente anima viva, e non va a vedere determinati, per esempio un museo come lo Jacquemart André, che è uno splendido gioiello di cose. E il bello è che anche se parlano con persone che hanno visitato questi musei, che consigliano in un certo modo piuttosto che nell'altro, l'errore è sempre quello, no? E l'atteggiamento è ancora più stupido perché dicono: siccome non avevo tempo, sono andato a vedere il British Museum. Allora, siccome non hai tempo, non vai a vedere il British Museum. Fai un'altra scelta. Questa tendenza, secondo, questa è una domanda che faccio ad entrambe, questa tendenza ormai è quella è perché è, oppure si può cominciare in qualche modo a scardinarla? Ma, secondo me è una tendenza, però c'è anche una tendenza parallela che è quella di una maggior consapevolezza dei visitatori, lo vediamo al Museo Rivoltella. Che magari vanno a vedere quello che gli interessa. Certamente, sì. Visitatori che arrivano e che ci chiedono come mai non è esposto il Casorati, il Meriggio di Casorati. E in quel momento lì magari, come in questo momento, partecipa ad una mostra prestigiosa per cui il prestito non si è potuto non concedere. Ma parlo del Casorati, ma anche io ho portato una volta un professore il professor De Albentis di Perugia che cercava il von Stuck e non c'era. Von Stuck un nome altrettanto illustre, ma anche autori minori. E quindi questo ci fa stupire ogni volta in qualche modo perché ci fa capire che invece i nostri visitatori sono molto attenti. E sanno quello che vogliono e se non c'è l'opera che in qualche modo inseguono anche si adombrano. È il motivo un po' per cui cerchiamo sempre più di fare una selezione per quanto riguarda le richieste di prestito, perché noi dobbiamo offrire un servizio che in qualche modo... Mediamente un prestito quanto dura? Diciamo che il tempo medio sono 3 mesi. Ultimamente stanno tendendo a rialzare la posta in gioco e allora è il motivo per cui noi... Sì, per certi aspetti è un'intera stagione, perché sì, insomma sì, tra una roba e l'altra. Molto spesso nei periodi di maggior afflusso turistico, sì, certo. E quindi per noi è penalizzante non per noi, per i visitatori, per i visitatori, per il pubblico. Sì. Sullo stesso discorso volevo sentire anche la tua opinione. Sì. Sì, no, beh, intanto mi sembra importante che molti vadano nei musei, ecco, sì. Nei musei d'arte, nei musei d'arte moderna e contemporanea come il Rivoltella, ecco, questo è già un bel risultato, e quindi cercare sempre di proporre attività, anche insomma visite guidate. Io ogni volta che vado a Londra, io vado alla National Gallery e vado a vedere sempre il ritratto degli Arnolfini e il ritratto degli ambasciatori, là mi perdo dietro queste cose qua, e dopo se uno va a Londra vada a vedere, creda a me, vada a vedere il museo, oddio adesso, la Coulthard Collection che sta a Somerset House. Sono 3 piani, il primo è un piano alabastri, là quelle robe non è granché, poi sono invece altri 3 piani, insomma il piano terra c'è questa roba di alabastri, gli altri il primo piano c'è parecchio 700 inglese, ma gli altri piani sono espressionisti.
impressionismo, chiedo scusa, è roba di Novecento, per cui insomma vale assolutamente la pena, anche perché piccolino lo si vede in un giorno e poi non e mi pare che è anche gratis. Dopo le sei di sera. Allora, torniamo un pochettino a Revoltella. Ecco, mi interessa invece questo tipo di iniziativa, no? In qualche modo, riformulo la domanda, qual è il rapporto che un museo deve avere o dovrebbe avere o ha con le scuole? E alla luce di questo rapporto, un'iniziativa come questa dei campus estivi, che ruolo ha? Ma il museo Revoltella con le scuole ha un rapporto di dialogo, di proposta, di tante proposte diverse e differenziate, di tante attività di visita e comincia di con le elementari. Comincia con le strutture per l'infanzia. Addirittura. Sì. Li abituiamo da piccoli a sapersi da una parte comportare, da una parte approcciare, e, insomma anche appunto apprezzare divertire. E divertire in modo che appunto quando arrivano alle medie le scuole secondarie in sesto piano si può dialogare e non si può dire ma anche per questo tipo di iniziativa, diciamo così, il pubblico scolastico più difficile da coinvolgere è quello delle medie, che questa età un po' strana. Questo tipo di iniziative rivolte ai bambini estive, no, e per quanto riguarda le attività invece per le scuole, molte scuole medie, molte scuole secondarie di primo grado aderiscono, e che i programmi scolastici non sempre appunto prevedono quelle, quindi si cerca l'altro puntum dolens. Si cerca di lavorare sempre sulla lettura delle immagini di modo da poter proporre appunto. Sì, perché loro vengono però non hanno un'idea di che cosa sia l'arte, perché sì, vabbè, possono averla, ma la scuola non glielo dice. Sono questi tre anni dove... Sì, c'è un po' di limbo, ma poi dipende molto anche dalle iniziative dei singoli professori. A me sembra che questo sia il problema della scuola italiana, no? Che molto dipende dalle iniziative dei singoli professori. Sicuramente, quindi, questo è da dire. Ma già ai tempi nostri. Sì. Come no, ci ricordiamo del professore che in qualche modo ci ha aperto. Continua così. Sicuro. Poi peraltro c'è anche questa storia che adesso al classico tolgono storia dell'arte, che mi pare una roba veramente... deprimente, non saprei com'è. Ma poi i termini sono tutti quanti, solo che dovremmo autocensurarci, esatto, se volessimo adoperarli, per cui non è il caso, ma insomma è una vergogna insomma, perché assolutamente non si può. Allora, ma come già? Allora, ridiamo i dati un pochettino dell'iniziativa, in quali giorni si svolge, come funziona, eventualmente anche se ci sono dei numeri per le prenotazioni, eccetera. Sì, allora, le prossime settimane sono la settimana del 6 al 10 luglio e poi anche dal 20 al 24 luglio, poi ad agosto ci siamo due settimane, la prima e l'ultima insomma dal 3 al 7, dal 24 al 28 appunto agosto. Si può venire tutta la settimana, quindi dal lunedì al venerdì, o anche singole giornate. Si comincia dalle 8:30. Quindi li fate. Più che altro le mamme hanno esigenza di lasciarli, o insomma anche nonni impegnati che li accompagnano verso le 8:30-9, insomma, flessibili sugli orari, e poi anche l'uscita insomma è flessibile tra la mezza e le 2:30. Per iscriversi cosa bisogna fare? Si può chiamare i numeri di telefono predisposti, oppure scrivere una mail. Diciamo subito, i numeri di telefono non li diamo perché sono comunque, sono cellulari, quindi... Però è molto semplice, perché basta scrivere a campus revoltella@gmail.com, e poi immagino anche che nel sito...
anche il sito, no? Su Rete Civica. Infatti. Tra l'altro volevo solo rubare un minuto, se mi è concesso, analogamente alle iniziative del Revoltella, anche al Museo Teatrale Schmidl a cura di Marta Finzi e al Museo, al Civico Museo Sartorio e anche il Museo di Arte Orientale a cura di Anna Krekic, vengono offerti al pubblico degli, parallelamente dei più o meno, le settimane forse slittano, sono un po' sfasate, degli altrettanto interessanti iniziative per appunto intrattenere i ragazzi, campus estivi anche quelli, estate al museo. Ma quindi questa è una cosa molto, vale la pena molto, collegarsi. Molto, molto ecco. Valida, insomma, soprattutto perché poi, e anche perché fai capire ai ragazzi e alle famiglie, perché poi questi sono tremendi, perché quando poi tornano a casa fai capire anche quelli che sono determinati alcuni tesori della nostra città, anche noi diamo per scontati, ma che appunto non sono così palesi. Poi peraltro io, secondo me, da quando il Revoltella ha aperto, diciamo così, o comunque ha quell'allestimento salon, è qualcosa di assolutamente... Beh, lì venite assolutamente a visitare. Assolutamente andare. Ci sono delle cose, veramente, in questa città noi non andiamo a Revoltella, non andiamo in Grotta Gigante, perché diciamo, e poi quando per un motivo o per l'altro ci vai, si rimane assolutamente a bocca aperta. Ogni tanto andate, insomma, tanto che male vi fa. No, anzi, crescimento. Allora, ringraziamo la dottoressa Susanna Gregorat, conservatrice, conservatore. Perché siamo il caso del dottore, ma non ho queste, no, conservatrice conservatrice del Museo Revoltella, e la dottoressa Serena Paganini, che è educatrice museale, per essere state con noi. Complimenti, grazie, vi ricordo l'iniziativa Campus Estivi al Museo Revoltella. Dopo la pubblicità ritorniamo e cambiamo argomento, parliamo di star bene, di sentirsi bene e di esercizi. Seconda parte di Trieste in diretta, siamo in compagnia di Saul Laganà per parlare di Estate in Movimento. Buonasera, grazie per essere tornato a trovarci. Allora, intanto, Estate in Movimento torna per... 17esima volta. 17esima volta, mamma mia. Allora, cominciamo, partiamo da 17 anni fa, no? 17 anni fa, che cosa significava mettere in piedi Estate in Movimento, che adesso è appunto una cosa, diciamo, istituzionalizzata, che per certi aspetti anche si sa che arriverà, eccetera. Però 17 anni fa, nel 1990, faccio fatica a fare i conti, 98. Nel 1998, cosa voleva dire quella volta? Intanto c'era un corso solo. L'idea nasce, che poi è anche la mission di questo progetto, portare l'attività motoria nei luoghi di vacanza, dove solitamente il triestino, ma anche il turista, viene a passare le giornate o parte delle giornate. Perché? Perché durante l'estate si tende a diminuire l'attività fisica. Già la stragrande maggioranza delle persone non fa attività motoria, purtroppo. Se poi aggiungi, soprattutto non faceva, adesso è aumentato notevolmente, se a ciò aggiungiamo l'estate, la percentuale di persone che svolgevano un'attività regolare scendeva in maniera sensibile. Quando tu parli di attività regolare, no? Intendi, non so, chi era iscritto in palestre, queste cose qua, oppure è qualche cosa, diciamo così, è un momento in cui anche chi magari pratica attività sportiva, amatoriale, senza essere iscritto, si siede un attimo? La tendenza è a sedersi in generale. Poi ci sono le persone che si muovono in ogni caso, ma non è facile. Sì. Già la costanza di muoversi è una caratteristica, di muoversi con regolarità è una caratteristica molto rara, a partire dal sottoscritto, il quale ha la fortuna di muoversi giornalmente perché deve far muovere gli altri e quindi di conseguenza non ha bisogno di altri stimoli. Io già mi muovo e mi posso permettere di, perché cosa ho studiato per quello che riguarda me, mi muovo in bici, anche d'inverno se possibile, se la giornata lo consente.
E questo mi permette di fare già del moto, più quello che svolgo durante le lezioni in palestra, che chiaramente non è mai una lezione completa, quello che vado a svolgere, che se ne faccio 6 in un giorno, non posso fare 6 lezioni complete. Spezzo, faccio un po' la prima ora, un po' la seconda, un po' la terza. Ecco, io ho questa fortuna. La stragrande maggioranza delle persone non fa questo lavoro, fa un lavoro che gli impegna una buona parte della giornata. Poi ci sono le altre cose, se c'è una famiglia, se c'è la casa, entrambi. Di conseguenza non è facile trovare tempo per sé per fare questo. Oltretutto gli effetti di una vita attiva si vedono sul medio-lungo periodo. Gli effetti veri, quelli che contano, che ti allungano la vita, te la rendono migliore dal punto di vista della qualità. Ecco che allora nasce Estate Movimento. Nasce come un progetto senza nome. Un mio amico, compagno di classe del liceo, mi disse al telefono da Roma: ma chiamatela Estate Movimento, prendendomi quasi in giro, scherzando. E da lì venne fuori, buona idea, da lì Estate Movimento. Ed è nata a Barcola, no? È nata a Barcola, un corso soltanto, la mattina, alle 9:30, di martedì e venerdì, che è rimasto tuttora, per le persone over 60. Venivano in oltre 100. Già quella volta... Sì, non sapevamo dove metterle. L'estate successiva proponemmo 2 corsi, perché decidemmo di dividere di un po', e il pomeriggio facciamo l'attività aerobica per i ragazzi più giovani, la mattina invece sempre l'attività di ginnastica dolce o per la terza età. Ecco, allora, 17 anni cambiano, no? Nel corso di 17 anni c'è un'evoluzione, voglio dire, di... Anche, immagino, chi aveva 60 anni nel 1998 sia diverso, forse sì, è stato diverso da chi ha 60 anni adesso, voglio dire, vabbè, a quella volta c'era anche più gente che andava in pensione a 60 anni, eccetera, quindi voglio dire... Era un altro mondo. Paradossalmente, 17 anni, che possono sembrare tanti, pochi, a seconda, fra l'altro chiedo scusa di questa interruzione per certi aspetti, ho letto oggi su Facebook... Oggi sono 15 anni dalla morte di Vittorio Gassman, e a me sembrava ieri, per dire la verità, ma insomma ogni tanto hai queste cose che, a seconda di ciò di cui ti interessi, ti fanno vedere. Però voglio dire, 17 anni possono essere tanti, possono essere pochi, però per certi aspetti è un altro mondo. Senz'altro è un altro mondo. Dal punto di vista motorio possiamo dire che la partecipazione è cambiata tantissimo, e anche sono aumentate le persone che partecipano. Sono più sensibili, c'è una maggiore attenzione. Diciamo che nel nostro mondo, nel mondo occidentale, c'è un'attenzione adesso quasi eccessiva al benessere, alla salute, che sono importanti. Hanno un costo in termini economici per la comunità. Cioè, una persona che non bada a se stessa, alla propria salute, che sia alimentare, che sia motoria, è destinata comunque a diventare un costo per la comunità, perché avrà bisogno di un maggior numero di farmaci, di ricoveri, si ammalerà prima, si ammalerà di più. Dal punto di vista suo personale rischia di vivere anche meno. E allora ecco che questa sensibilità è aumentata. C'è maggior consapevolezza. C'è maggiore consapevolezza, però forse sta cominciando a diventare eccessiva, nel senso che vedo che noto, soprattutto attraverso internet, migliaia di siti, impressionante, questo sì, è impressionante, sono su troppi YouTube, poi ci sono una miriade di canali, c'è chi si propone dicendo e facendo qualunque cosa senza averne altrimenti le competenze. Io penso che l'attività motoria debba essere trattata da persone che abbiano fatto degli studi specifici, l'ho sempre sostenuto. Possono essere insegnanti di educazione fisica, possono essere fisioterapisti, possono essere persone che hanno intrapreso anche un percorso indipendente da questi due canali, però che comporti una conoscenza, una competenza che di livello in universitario, modo anche riconosciuto, di livello universitario, e infine che abbia la qualità che io reputo fondamentale in questo settore, ma anche nella medicina, nell'insegnamento, un'empatia che ti permette di metterti a posto dell'altro, di ascoltarlo. Ecco, se non ce l'hai, diceva Cesare Musatti, padre della neuropsichiatria infantile italiana, diceva: se non ce l'hai, non c'è laurea o master che tenga. 100%. Ma è cambiato anche in un altro modo, penso, e adesso, per l'amor di Dio, sto pensando
Quando per esempio a metà tipo degli anni 80, quindi qui facciamo un passo indietro ancora ulteriore, no? E mi vengono in mente tutte quelle cassette di aerobica, le videocassette di aerobica di Jane Fonda, sì, eccetera, eccetera, che venivano utilizzate proprio per... Quello non era nemmeno una ricerca di benessere per certi aspetti, no? Era una ricerca più che altro di una forma che servisse anche da un punto di vista dell'immagine. Sì, edonistica. Sì, ecco, difatti. Mi pare di capire che adesso comunque... Lo dicevi tu prima, del resto, c'è questa consapevolezza che fare un certo tipo di attività motoria, non necessariamente quel tipo di attività motoria, serve per star meglio, non per sembrare più belli, giovani, più in più forma, belli, eccetera. Quello può essere considerato un obiettivo secondario. Il motivo primario è stare bene, senz'altro. Al tempo era il periodo dell'edonismo, la TV cominciava, sì, a diffondersi in maniera capillare attraverso le TV private, che hanno avuto anche questo merito, cioè quello di far uscire l'informazione di qualunque tipo fosse da dei canali istituzionali, sempre quelli molto rigidi come quelli della RAI, quindi il merito, un po' come avvenne con le radio private ancora prima, una decina d'anni prima. Dicevo, sì, prima si cercava l'aspetto estetico puramente, adesso c'è anche una ricerca soprattutto di benessere. Infatti si passa dal fitness al wellness. C'è stato un momento in cui si è avvertito questo passaggio, oppure è stato qualcosa di fondamentalmente lineare e quasi nell'ordine delle cose? Credo di non essere in grado di rispondere a questa domanda, perché io non mi sono accorto di un cambiamento di paradigma improvviso. Mi sono accorto che pian piano le cose si modificavano. Certo, spuntava fuori un'idea, un progetto, veniva lanciato un tipo di ginnastica, e anche lì ci sarebbe da fare un lungo discorso sulle ginnastiche che escono fuori di anno in anno, che poi alla fine sono delle varianti dello stesso, con la stessa base, perché il corpo è fatto di due arti inferiori, due arti superiori, un tronco e una testa. Le possibilità di movimento sono limitate, sono finite, sono un numero finito. Dopodiché noi possiamo cambiare il nome, possiamo cambiare la musica, modificare leggermente un passo se facciamo della ginnastica a suon di musica, possiamo usare degli attrezzi esterni, ma finiamo sempre con l'utilizzare quel gruppo, quei muscoli, l'essere umano è uno. Ecco, però queste novità che si affermano, no? Vuol dire, perché si affermano? Come fanno ad affermarsi? Sono valide e quindi c'è qualcuno che si prende anche la responsabilità in qualche modo di validarle, nel senso di... Oppure bisogna stare attenti che non sia soltanto la moda di un periodo, e quindi con delle come si potrebbe dire, con degli effetti secondari, eccetera. Come per esempio che in un certo periodo si parlava solo di Pilates e adesso un po' meno. Questo poco, per dire la verità. E allora, nella tua domanda c'è già la risposta. È una moda o non è una moda? Per cui Pilates, lo spinning, cioè la bicicletta, tutti quanti in bicicletta in una sala di una palestra, in cui si pedalava a ritmi variabili, a volte usando anche arti superiori in combinazione. Quello è lo step, quello che si andava su e giù. Lo step era il gradino. Ne senti parlare ancora con... Per cui cos'è successo? Improvvisamente lo step non vale più niente? E lo spinning neanche? Oppure prima valevano tantissimo? C'è una ricerca che è basata più che altro sull'aspetto commerciale, e l'aspetto commerciale è una spinta a innovare fortissima, non ci sono dubbi, perché se io e te vogliamo guadagnare qualcosa di più, dobbiamo muoverci di più, avere nuove idee, è l'essere umano che cerca nuovi orizzonti fondamentalmente, quindi è insito nell'uomo. Diciamo che nella medicina, come nell'attività fisica, sarebbe bene sì la ricerca, però una via di mezzo, ecco. Come quello di prima, anche, insomma, non,
non aver mai troppo zelo, insomma. Esatto. La via di mezzo non è mai male. In medicina si dice primo non nuocere, no? Nell'attività fisica credo che conti molto. L'aerobica che si faceva negli anni Ottanta era un'aerobica che veniva proposta a tutti, da 0 a 100 anni. Non faceva bene a tutti. Poi è anche vero che poi dopo ognuno poi trova alla fine ciò che gli piace di più. Sì, ciò che lo ritiene più confacente al proprio carattere anche. Sì. Io ricordo, vabbè, adesso insomma, anche per fare un esempio di ciò che dico, che io insomma fino a circa 20 anni ero abbastanza sedentario, pigro, eccetera. Poi dopo mi sono messo a correre. E poi ho fatto anche parecchia mountain bike, eccetera, fino a circa per una ventina d'anni, eccetera. Poi dopo mi sono fermato, però voglio dire, quando andavo a correre, quando andavo in mountain bike, io ero tranquillissimo e trovavo probabilmente la mia dimensione, che non trovavo, questo magari è brutto dirlo, ma è proprio per, che non trovavo in palestra. Perché mi avevano fatto notare, se uno si abitua magari a fare parecchia cosa all'esterno, poi ha delle difficoltà può fare una certa fatica, sia per gli spazi angusti, la mancanza di ossigenazione, di aria fondamentalmente, ma è una sensazione psicologica, ma è anche fisica, nel senso che la quantità d'aria all'interno di una struttura chiusa come questa è limitata rispetto a un bosco, insomma, è la palissiano. E in più in questa struttura ci stiamo in 20 che sudiamo, espiriamo, inspiriamo e quindi consumiamo la percentuale di ossigeno che è presente in questa stanza ed emettiamo anidride carbonica aumentando la percentuale di carbonio. Nel bosco tutto ciò esiste, ma in una funzione, in una maniera così minima, impercettibile, che appunto noi non lo percepiamo. Quindi non ero solo io che avevo è anche giusto. Io porto per esempio a giugno a camminare, facciamo fit walking, cioè la marcia sportiva adattata, è stata inventata da Milano, il grande marciatore dei fratelli Milano. Un grandissimo olimpionico di marcia, ho partecipato a un suo corso e mi era sembrata una buona idea. Io lo propongo ai miei allievi affetti da patologie cardiovascolari. C'è qualche diabetico, c'è qualche persona affetta da artrosi, ci sono persone invece semplicemente adulti o adulti anziani giovani. Ebbene, facciamo questa attività nel bosco di Basovizza a giugno e tutti dicono che la differenza fra la palestra e il bosco è... E quindi che cosa consiste proprio come... È un'andatura... il fit walking vero e proprio è un'andatura simile alla marcia sportiva, però adattato... agli allievi che hai. Io ci ho aggiunto una componente presa dalla metodologia allenamento, ci ho messo la metodologia del fartlek. Ah, come no, sì. Quindi ritmi variabili. Naturalmente un fartlek, anche questo adattato, certo, sì. Non certamente inserito in un contesto come il mio, con quegli allievi sarebbe impensabile fare un allenamento di fartlek. Si fa un'andatura camminando a secondo della propria capacità, quindi ci sono passi più lenti, passi più veloci, ognuno ha una tabellina, un gruppo più grande è suddiviso in sottogruppi, i sottogruppi hanno le tabelline personalizzate. Io faccio la prima lezione seguendoli tutti in bicicletta, li seguo sempre in bici, la prima lezione seguo tutti in bicicletta dando un minutaggio standard e dalla lezione successiva metto un minutaggio dividendo i sottogruppi, preparo, ogni settimana cambio il minutaggio e alla fine del mese li porto a un'intensità che all'inizio del mese non avrebbero potuto mantenere. Sempre con la massima attenzione, perché non dimentico mai che ho a che fare con persone con patologie cardiovascolari, quindi non è che stiamo parlando di grandi sforzi, stiamo parlando sempre di sforzi adeguati alle capacità delle persone che vengono a fare questa attività, e per saperlo devi avere dietro degli studi di un certo tipo. Quanti sono i corsi quest'anno? I corsi a Barcola? I corsi a Barcola sono una quindicina, siccome sono tanti, se mi consentite di leggere, e soprattutto di usare gli occhiali, perché la vita attiva
Sì, rende in qualche maniera giovani, ma la vista si perde lo stesso, purtroppo. Allora, intanto la novità di questa settimana, di quest'estate è che tutta la settimana, sia la mattina che il pomeriggio, quindi a lunedì e venerdì, ci saranno corsi. Mentre negli anni scorsi c'era qualche giorno in cui o la mattina o il pomeriggio era una pausa, quest'anno no. Quest'anno, già dal 1° luglio, abbiamo mattina e pomeriggio, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Siccome i corsi, ripeto, sono 12, e poi c'è un cambio ad agosto, entrano altri corsi e quelli di luglio vanno via. Per esempio c'è l'aerobica lunedì e giovedì a luglio alle 18.30, ad agosto invece ci sono altre due attività. A cura di un'associazione che svolge l'X Tempo e un altro corso, adesso non ricordo il nome, che è sempre allo stesso orario, quindi proprio si scambiano. A luglio ci siamo noi come associazione benessere, ad agosto ci sono loro. L'attività motoria per gli anziani invece dal mattino, la ginnastica dolce, 9.30, martedì e venerdì, un classico, quella rimarrà sempre. Abbiamo una novità quest'anno che grazie a un gruppo di ostetriche che hanno formato un'associazione, l'Albero della Vita, abbiamo lo yoga mamme e neonati, no, va. Sì, e lo yoga in gravidanza, che era stato già con noi 2 anni fa, se non ricordo male, e quest'anno torna, e torna anche con yoga mamme e neonati. Ripeto, sono delle ostetriche diplomate che svolgono questa attività, quindi il massimo della competenza e dell'esperienza in questo campo. La mattina abbiamo anche il Tai Chi di lunedì e giovedì alle 9, grazie all'associazione Metamorphosis, che a sua volta svolge il pomeriggio di mercoledì la Tai Yoga. Ma io invito, invece che leggere tutti i corsi una alla volta, che ci perderemo e dovrebbe stare a scrivere, ad andare sul sito www.benesseresdc.it, lo ripeto, www.benesseresdc.it, dove cliccando sul link Estate Movimento potete scaricare il programma. Ma si iscrive, come funziona? No, ecco, Estate Movimento ha questa caratteristica: nessuno si iscrive, nessuno paga. Ah, quindi è tutto totalmente gratuito da sempre. Quindi se trovate qualche corso a pagamento sulla Riviera del Barco, non è il nostro, sicuramente. No. E se qualcuno vi segnala che è stato in movimento, voi vi prego di segnalarlo a noi, perché sta commettendo un illecito. È stato in movimento, è totalmente gratuita e aperta a chiunque. Poi quello che succede adesso, non voglio dire, è in Cina, no? C'era questa, non so se ancora, ma probabilmente sì, questa tradizione di far ginnastica per tutti, sì, all'aperto. Beh, là magari poi dopo sono anche un po'... Anche in Scandinavia. Anche in Scandinavia? Sì, in Finlandia soprattutto, sì. Ah, non sapevo, di su. E questo lo portò, come notizia me lo portò anni fa un collega, Marco Drabeni, che spesso va da quelle parti a fare corsi di aggiornamento, e lui mi disse, guarda che là... quello che fai tu loro lo fanno da 30 anni, 40 anni nei parchi. Sì. Ma ecco, per esempio, gli aggiornamenti, no? Cioè, come ci si tiene e come anche si separa, voglio dire, il grano dall'olio, cioè appunto quello che dicevi prima, no? Cioè delle novità, delle cose che magari poi durano appunto l'espasso di matin, a parte che con l'esperienza e con la cultura uno capisce subito, però voglio dire, come vi aggiornate? Allora, posso dire come mi aggiorno io, come si aggiornano i colleghi dell'associazione benessere. Ci sono corsi di colleghi che formatori. Che già quindi, là andate sul sicuro, perché andiamo da colleghi che fanno questo di mestiere. Io ero recentemente con una collega a Firenze la settimana scorsa, mi ho fatto da venerdì a domenica un corso in cui alcuni colleghi mostravano le attività da svolgere con la terza età. Poi dopo sta a voi scegliere, questo può andare bene. Alcuni facevano delle proposte, chi ha proposto la ginnastica dolce, chi ha proposto anche la danza. Uno fa in base anche alle proprie capacità, sensibilità. Io per esempio con la danza, non avendo mai frequentato la musica, non dico le balere o la musica, non ho mai frequentato la musica neanche da ragazzo, se non ascoltavo un disco, ma non andavo a ballare, mi sono trovato in difficoltà, ammetto, questo sabato e domenica, ma mi è piaciuto perché è stato bello confrontarsi con colleghi che si muovono in maniera differente, fanno muovere in maniera differente. È la cosa
fondamentale. Ottenendo gli obiettivi. Sì, sì, perché poi alla fine è quello. Alla fine devi ottenere l'obiettivo, le persone devono star bene, non si devono far male, devono migliorare le loro capacità o mantenere le capacità in essere, nel caso che siano troppo anziani o abbiano qualche problema, le capacità in essere il più a lungo possibile. La tendenza qual è adesso? Come se ha senso come domanda, cioè quali sono le novità più interessanti, insomma? C'è una tendenza alla ginnastica orientali con tutta una serie di varianti. Noi ne abbiamo inserito più di una proprio perché c'è questa tendenza, quindi c'è questa richiesta. Cerchiamo di non seguire le mode, devo dire la verità. Sì. Noi come associazione cerchiamo di non seguire le mode, però queste attività che abbiamo inserito sono assolutamente benefiche ed è veramente difficile fare male, proprio perché sono molto tranquille e sono seguite da persone competenti, e le abbiamo inserite. La tendenza è un po' quella. Poi ci sono altre attività con la musica, che sono attività che io seguo poco, proprio per quello che ti dicevo prima, sì. E poi perché il target al quale mi rivolgo io, le persone alle quali mi rivolgo io, sono persone di una certa età e anche con patologie durante l'inverno. Quindi non posso fargli fare zumba, per capirci. Va bene? E ti dirò, non posso farlo neanche io, perché il mio ginocchio ha l'artrosi. La schiena mi fa un po' male, ho anche un'artrosi all'anca. Perché aver fatto sport agonistico per lunghi anni comporta un'usura precoce, e allora fare attività motoria costante e moderata fa bene. Fare attività agonistica è meraviglioso, ti fa sentire immortale, e poi dopo qualche anno capisci che immortale non sei. Presenta il conto. Ah, sì, 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 su un libretto nero sottolineato in rosso con interessi a strozzino. Allora, ricordiamo soltanto il sito a cui eventualmente, certo, a cui andare per avere tutte le... www.benessereasdc.it. Perfetto, e lì abbiamo tutto. Sì, posso dare un numero di telefono da chiamare, eventualmente sì. 040 569 431, che potete chiamare da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, esclusione del martedì, che invece siamo di pomeriggio 17-19. Ripetiamo il numero? 040 569 431. Allora, io ringrazio Saul Laganà per essere stato con noi. Buon estate, buon lavoro. Buon estate a tutti. Adesso noi ci fermiamo, c'è l'appuntamento con Tisane, Unguenti e Cachet, che chiude la puntata del lunedì di Trieste in diretta. Grazie a tutti, noi ci vediamo domani alle 18.